La comunità filippina modenese, una realtà che conta quasi 4.000 unità, ha celebrato il Sinulog 2015 con una santa messa nella chiesa di San Pietro, una sfilata per le vie della città e una grande festa organizzata nel chiostro dell'oratorio Ghisellini. Il nostro servizio. Comunità filippina in festa per il Modena Sinulog 2015 che si è svolto domenica scorsa 3 maggio per celebrare la storica adesione al cristianesimo del popolo filippino e onorare il Santo Niño, cioè il bambino Gesù. La lunga giornata ha avuto inizio con la Santa Messa celebrata nella Basilica di San Pietro da Don Gregorio Colosimo e da Graziano Gavioli, parroco di Sant'Agostino, punto di riferimento per tutta la comunità filippina modenese. Ospiti della Basilica, le delegazioni filippine provenienti da diverse località, non solo dalle città vicine come Reggio, Parma e Bologna, ma anche da Milano e da Roma. Tra i banchi anche il viceconsole delle Filippine a Milano, Elena Ann Saio, e la presidente del Consiglio Comunale di Modena, Francesca Maletti. Durante la celebrazione religiosa, Don Graziano ha sottolineato il bisogno che ha la città di Modena di crescere nella collaborazione e nel rispetto reciproco. Tutti quanti noi, ha sottolineato Don Graziano, abbiamo in comune l'amore per il Santo Niño, per la comunità filippina, per la città di Modena. Queste sono le tre cose che ci legano tutti quanti insieme. Al termine della Santa Messa è iniziata la parata per le vie della città. La celebrazione di questa festa gioiosa e coinvolgente del Sinulog ha origini molto lontane nel tempo. Essa infatti risale al XV secolo, ai tempi di Magellano, quando gli spagnoli, allora sotto la dinastia degli Asburgo, colonizzarono e cristianizzarono le Filippine. Evidente la commistione tra elementi indigeni come gli sgargianti costumi tribali e il suono dei tamburi e la componente cattolica dei simboli cristiani. Il corteo, partito da via San Pietro, ha attraversato via Saragozza, corso Canagrande, via Università, via Castellaro, piazza Grande, corso Duomo e poi, attraverso la via Emilia e viale delle Rimembranze, è ritornato nel chiostro di San Pietro, dove, dopo il banchetto, si è svolta la seconda parte della giornata. Fulcro del programma pomeridiano, uno spettacolo raffigurante la nascita della fede cristiana nelle Filippine, avvenuta precisamente il 7 aprile dell'anno 1521, quando sull'isola di Cebu sbarcarono il navigatore Ferdinando Magellano, accompagnato dal cornista vicentino Antonio Pigafetta, alcuni frati agostiniani e alcuni soldati spagnoli.
Si narra che fu proprio in quel tempo che nacque la celebrazione del Sinulog, quando la neobattezzata regina Juana ricevette l'immagine del bambino Gesù dai frati spagnoli. I canti e i balli sono proseguiti fino al tardo pomeriggio. È stato un molto piacere di essere qui per festeggiare con la comunità filippina e per vedere che la comunità filippina a Modena è molto legata alla società modenese. E speriamo che la nostra comunità continua a dare una contribuzione positiva alla società di Modena. La comunità filippina è una delle più numerose e una di quelle che sono venute prima a Modena. Hanno fatto tanto per Modena, continuano a fare tanto, e anche l'iniziativa come quella di oggi, dove fanno la messa, che vuol dire anche avere un rapporto più intimo con la propria comunità, con le proprie origini, ma anche fare una processione come quella di oggi, come quella che verrà fatta il 17 maggio, anche per tutta la cittadinanza modenese, come per i turisti a Modena, è un segno che la comunità filippina è viva e comunque è anche un segno di testimonianza della propria fede. Sono tanti filippini, sono tante le associazioni a Modena che, come ho detto prima, si sono unite tutte per raccogliere dei fondi quando c'è stato il tifone. Per cui una comunità che si occupa delle persone che sono a Modena, ma anche di quelle che hanno lasciato nel loro paese di origine. Io sono contento per oggi, la festa di Bambini Gesù. Ci sono tanti gruppi da Milano all'altra città in nord Italia per festeggiare, e questa festa sono molto famosa da noi. La festa di Bambini Gesù è Modena Sinulog 2015. Mi chiamo Sanni Daduio, arrivato per primo a Modena direi nell'anno 80, il 17 gennaio del 1980, e io sono orgoglioso di essere il primo filippino ad arrivato a Modena. Io sono contento oggi che abbiamo avuto una festa in onore del nostro bambino Gesù di Modena, che abbiamo festeggiato per, diciamo, il settimo festeggiamento.